La città di Modica, nei primi decenni dell'Ottocento, in una pianta topografica realizzata dall'architetto Salvatore Toscano e che rischiava di andare perduta. A riportarla in vita la restauratrice Paola Iabichino, che nel corso della presentazione ieri nell'aula consiliare del Comune ha parlato delle difficoltà incontrate ed ha illustrato le tecniche utilizzate, uguali a quelle usate per il restauro dei dipinti. Sull'importanza del restauro ha relazionato il professor Orazio Carpenzano, direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università La Sapienza di Roma. Forse è l'unico pezzo di memoria inciso che noi abbiamo per quanto riguarda la cartografia di Modica, perché la cosa incredibile è che di questa città non c'è una pianta precedente il 1839, quindi quasi a ridosso degli anni 40 dell'Ottocento, ed è veramente incredibile perché, data l'importanza di questo centro, non solo nella Sicilia orientale, ma direi nell'intera isola, il fatto che non ci siano cartografie è veramente straordinariamente incredibile. Non si sono mai trovate, non si sono mai rinvenute. Credo che ci sia un lavoro da fare anche degli archivi, persino spagnoli. Il sindaco di Modica nel suo intervento ha ricordato che la pianta topografica costituisce un'altra importante testimonianza della storia della città ed ha ringraziato il Consorzio di Tutela del Cioccolato e la ditta Peluso che ha finanziato l'iniziativa.